tentativi che hanno fatto studiosi e cronisti di spiegare il perché veniva l'intermittenza, ci sono le teorie più stravaganti, più incredibili. E addirittura si pensava al vento che soffiava, certe volte alzava, regolava il livello, quindi spingeva di più, spingeva di meno. Ma ti viene subito da pensare, come fai a regolare un evento quasi regolare? Ah, il vento, che è la cosa, diciamo, imprevedibile che c'è, no? Quindi loro stessi, che erano anche bravi, però sforzavano le teorie, no? E ne ce n'è di scritti sulla Plignana, sul perché, sul per come, e li ho cercato di condensare in quel volume, e che di cui vi ho detto prima degli oli. Questa è la foto, infatti si dice in base alla sua afflusso poteva salire fino agli altri capitelli più alti. E poi, andando a vedere, probabilmente ho cercato di fare uno schema. Per la verità mi spiace che non ho fatto un gran lavoro, potevo fare di meglio. Comunque, di come può funzionare, perché la Plignana è una sorgente intumescente. Cioè, cosa vuol dire? Che l'acqua, vedete, quando arriva al livello A, no? Per il principio dei vasi comunicanti, sapete che l'acqua quando arriva al livello va a pari anche all'altro, scende da quel canale e l'acqua sapete. Il disegno che c'è sullo sfondo non c'entra niente con la zona, è una cosa che ho scelto io puramente casuale. Chiaramente l'acqua va avanti a alimentare il vaso finché arriva a B. Dopo a B, vedete, non ce la fa più a pescare e quindi si ferma, e in quel momento lì da A a B hai la fase di piena. Però non va in secca, se no sarebbe una sorgente intermittente, no? Mi spiego. Se fosse semplicemente questo il meccanismo, la sorgente butterebbe e poi si ferma, butta, si ferma, butta. Invece va sempre, la Plignana va sempre e ogni tanto va di più e poi va di meno. Allora è una sorgente intumescente, vuol dire che in D ci sono altri affluenti che l'alimentano continuamente e poi c'è dentro la cavità che fa da quello che viene chiamato il vaso di Tantalo, cioè quando arriva a questo livello la arricchisce o la rimpoverisce. Alla fine il concetto è abbastanza semplice. Certo che una volta non è che a tutti viene in mente, fateci caso, in scienza spesso la soluzione è semplicissima, ma le cose semplici sono le più difficili da trovare, proprio perché sono semplici. E quindi, vabbè, io l'ho messo, questo può essere l'ipotesi di questo, perché è intermittente ma va sempre, quindi accresce e decresce, se no sarebbe solo va e si ferma. Beh, una foto, ecco, poi c'è il torno, da torno si va verso il Monte Piatto, in queste zone qua, e ho scelto questa foto che ho fatto appunto salendo verso il Monte Piatto, che si vede appunto il lago com'è in quella zona. Chiaramente si arriva su al Monte Piatto, l'ho messo per un motivo molto semplice, il riferimento all'aspetto naturalistico, che ci sono diversi erratici sulla, abbastanza conosciuti, ci sono comunque delle guide, degli scritti che parlano di questi erratici, addirittura uno che sale da una scala e sale sulla scala, piuttosto che ci sono i Massiavelli scavati appunto negli erratici, queste tombe sepolcrali, per la verità anche nel paese di Torno. Però sicuramente se andate al Monte Piatto, vedete a zona di Piazzaga, vedete queste, magari le conoscete, io parlo ovviamente come se voi non le conosceste, però naturalmente cerco di rivolgermi a pensare che nessuno sappia quello che sto dicendo. Però il più conosciuto sicuramente tra gli erratici è la pietra pendola. La pietra, un masso di ghiandone, che poggia sulla base calcarea, che è stata volutamente ristretta per farlo sembrare un fungo, no? E quindi in cima potrete vedere quello che è uno degli erratici più curiosi del nostro territorio. Questa è una foto, una vecchia cartolina, prima di andare a prendere. Sono riuscito a trovarla anche lì, la pietra pendola, e mi ha colpito veramente l'ambiente, il paesaggio, che se guardate nella foto della vedutina che vedete in alto, il paesaggio che c'è dietro, che vedi tutte le montagne, adesso vedi solo bosco. Quindi una volta l'ambiente era tutto, le piante erano state tagliate completamente, chiaramente poi con subentrati combustibili
quando abbiamo iniziato a usare gasolio, eccetera, sono cambiate completamente le nostre montagne, sono ritornate a rivestirsi come lo erano, peraltro, quando non c'era l'uomo. Poi è arrivato l'uomo, prima le ha pelate, le ha lasciate rivestire, adesso assistiamo a una piccola ritendenza, se fate caso, perché stanno riprendendo in mano la motosega un po' tutti. E quindi probabilmente, se andiamo avanti così, le ritorneremo a pulire un'altra volta. Questa è la storia delle ciclicità che si ripetono. E niente, questi sono tutte le burattiere che salgono nel paese. E Massiavelli, come l'ho ricordato, quindi mi ho messo una foto. Piazzale c'è proprio un punto che ne ha trovati in successione. Ma anche nel paese, ci sono alcuni all'interno del paese. Comunque sono state fatte delle guide dove sono appunto raffigurati questi... Scusami, magari la scheda, ma rimango così perché non vedo la mia presentazione sul computer e quindi devo sempre guardare così. Niente, andiamo avanti e saliamo ancora sulle montagne e arriviamo sul Monte Palanzone. Monte Palanzone ve l'ho messo per un motivo, questa è la vetta che porta questa struttura. Io ci sono affezionato a questa montagna perché ero andato da bambino, mi avevano portato e allora avevo visto questa c'era prima del rifugio che c'è sotto la vetta del Palanzone, mi ero messo con un martellino a picchiare e avevo trovato due o tre ammoniti. Allora avevo imparato a memoria il tragitto perché non ero andato con i miei e avevo accompagnato mio padre l'anno dopo, da un bambino, l'ho riportato lì per cercare ancora questi ammoniti, no? Dicevo, lì si trovano dei bellissimi fossili. Infatti così è, perché il Monte Palanzone, per la verità, come tutto il triangolo lariano, è quasi costruito da un'unica roccia, che è il calcare di Montrasio. Comunque quello poi ve lo dirò più in dettaglio. Ecco, qui vedete il paesaggio che si vede dalla parte opposta, da parte vedete una bella vista, diciamo, più panoramica, e dietro vedete il resto della dorsale del triangolo lariano. Questo è il rifugio di cui vi parlavo. E poco più avanti, questa l'ho messa una curiosità, mi è venuta, era già dentro una presentazione, qualcosa. Ci sono tantissime pecore che pascolano sul Palanzone. In quel momento lì sono arrivato e stavano tosando. Dopo avevo le foto, tantissime belle foto, però si vedevano i volti delle persone, non so, magari si arrabbiano se li faccio vedere, non mi conoscono niente, erano girati in questa qua, allora. Non credo che si arrabbieranno, però si sa mai. E le stavano tosando, quindi era una scena che vedere questi gruppi di lana così, allora l'ho messa perché è una bella scena. Ma veramente erano tantissime, io non so quante pecore ci sono sul Palanzone, ma una cosa pazzesca, veramente. Però non ho messo la foto. E vicino c'è la Grotta Guglielmo. La Grotta Guglielmo, che poco più avanti di quel rifugio che avete visto prima, c'è l'ingresso di questa grotta, pericolosissimo peraltro, perché vedete che è stato chiuso da una griglia, perché scende verticale. Lì sono state fatte, nella storia della speleologia, della comunque comasca, ma non solo comasca, sono state fatte le prime esplorazioni pionieristiche delle grotte, con l'uso delle scalette. Tra l'altro, un'altra prima esplorazione pionieristica è stata fatta lì anche, che c'è una grotta simile, il Buco della Rotella, che scendevano con queste scalette. Adesso queste grotte sono state riesplorate da anni ormai dagli speleologi e sono riusciti a collegare tra l'altro la Grotta Guglielmo con un'altra grotta Bull, è venuto fuori un complesso di notevole, come del resto nel Pian del Tivano sapete che ci sono dei complessi carsici spaventosi e questo recente che hanno trovato sul San Primo è forse ormai uno dei più lunghi d'Europa, salvo nuove scoperte che sicuramente sono sempre in divenire. Quindi è una roccia molto carsificabile, poi vedremo bene, magari vi darò un accenno. Ecco, no, arrivo, il calcare di Montrasio è questa. Allora, è una roccia precipitata, siamo probabilmente nel Giurassico inferiore, siamo nel periodo sinemuriano, o comunque lì viene chiamato anche Lias, è un periodo in cui c'era questo bacino marino, abbastanza profondo, e vivevano diversi animali, di cui poi vi racconterò. Tutto il triangolo lariano è fatto da queste rocce. Però non dobbiamo dimenticarci dei ghiacciai che sono arrivati nel periodo quaternario e hanno lasciato depositi un po' ovunque. Quindi è probabile
che se vedete altri pietre come Ghiandone eccetera portati nell'Alta Valtellina è normale perché sono stati portati nel Ghiacciaio, ma la dorsale fondamentalmente del triangolo lariano è fatta quasi tutta di calcare di Montragio, salvo la punta di Bellaggio che comunque fa parte sempre della Dolomia, il monte Nuvolone che è Dolomia, c'è un po' di altri tipi di rocce come l'argilite di Rivali Sotto, altre piccole formazioni, ma poi dopo quando si arriva verso il Pian del Tivano, tutta la zona diventa tutto calcare di Montragio. Non vi ho messo una cartina geologica per non tediarvi, però fondamentalmente a parte il pezzo davanti il resto poi diventa tutto di questa roccia. E questa non è fatta nel triangolo lariano, è fatta di alaio, perché giustamente si chiama pietra montrasina. Allora, per onorare sul sito da cui è stata battezzata, giustamente ho scelto una foto di questo territorio. Ho anche molte belle tricee fatte dalla nostra zona, dalla parte da cui provengo io, del Galbinga, che è tutto calcare di Montragio, pure quella zona, diciamo sopra la Tremezzina, le montagne che vedete in alto, sono tutte calcare di Montragio. Vedete com'è fatto? Sembra quasi messo apposta delle volte, sembra che qualcuno sia stato lì a ordinarlo e a metterlo, è la sua normale stratificazione, cioè è fatto proprio tipicamente stratificato, molto compatto e a volte dà delle sorprese come ammoniti. Questa si trova a Molina, sul muro di una casa. Se voi andate a Molina, Fagettolario, la frazione, entrate nel paese vecchio, c'è questo ammonito sul muro che è di dimensioni, insomma, di questa maniera. Ce n'è un'altra ancora più grossa nei giardini della provincia di Como, della sede dell'amministrazione, per non i giornali, l'amministrazione provinciale, che era stata probabilmente data da qualcuno che l'aveva rinvenuta casualmente o qualche cava, che comunque c'erano diverse cave aperte nel calcare di Montragio, ed è 50 cm di diametro. Quindi fate per 3,14 la circonferenza è bella. È già una bella montagna. Raggiungevano comunque le dimensioni della ruota di un trattore, quindi non erano piccolini. E da queste bestie usciva una specie di calamaro, insomma, se volesse fare un paragone. E però vi dico una cosa: fino a tempo fa, parlo prima degli anni 70, dal punto di vista paleontologico degli studi, il calcare di Montragio ai paleontologi non gliene fregava niente. Perché? Perché tutti i fossili che sono contenuti, non, vedete quella munita, è rimasta solo l'impronta e basta dell'animale, solo l'impronta del guscio. Quindi a livello di studi e ricerche ti dice poco, cioè, oltre a dire che erano ammonite, qualche dato, ma finisce tutto lì. E in realtà questa quindi è stato, come si dice, snobbato, cioè ma sì, ma tanto lì ormai non si vede niente, lì non. È inutile che stai lì a insistere perché ci sono solo delle piccole impronte e più di tanto non si può sapere. In realtà, oppure molte di queste bioturbazioni, cioè trovavi queste specie di tracce che sembrano appunto dei vermi, sono veramente degli animali che turbavano questi fondali nel calcare di Montragio e poi si sono pietrificati, i loro segni del loro passaggio si sono pietrificati. Quindi queste non sono proprio fossili, ma tracce di animali fossili, le tracce del loro